Allora, scusatemi, ma la mia social media manager mi sta stracciando gli zebedei perché non faccio abbastanza foto alle conf, quindi faremo questa giargianata di fare il selfie come... Così è contenta, bene. Allora, intanto piacere di avervi qui. Intanto iniziamo con quanti fanno app mobile. Ok, non tantissimi. Oggi vi parlerò di questa nuova, in realtà non è nuovissima, ma che si sta portando avanti nel tempo. Sono Filippo Monterriggio, un CTO a Kaleidoscope, un'agenzia con sede a Verona, sviluppo full stack e mobile. Allora, intanto facciamo un attimo di panoramica sullo scenario attuale dello sviluppo mobile. Ho suddiviso in tre macro filoni quelle che sono le soluzioni al momento. In principio era quella brutta bestia di jQuery Mobile, se ne parlava giusto ieri sera alla cena speaker, che è uscito tra il 2009 e il 2010 un sacco di siti, ma anche app mobile venivano fatte con jQuery Mobile e Cordova. Se qualcuno di voi ricorda, la prima app di Facebook è stata fatta appunto con Cordova e nel 2011 Zuckerberg ha detto no, che schifo, buttiamo via tutto, facciamo nativo. Quindi ci sono ovviamente soluzioni native fatte in Objective-C, Swift, Java, Kotlin. Quello che diciamo ha preso più piede negli ultimi 2-3 anni è stato Ionic Framework, se qualcuno di voi l'ha già sentito. Ce ne sono un'altra serie di framework per fare front-end mobile. Diciamo che il nuovo filone che ha lanciato all'inizio è stato Accelerator, ma che sta prendendo tanto piede è stato quello delle che io l'ho chiamato soluzioni cross, quindi diciamo tecnologie web per andare a compilare poi app native vere e proprie. E quindi diciamo React Native è sicuramente quella che al momento è più famosa. Native Script va a seguire. Ultimamente Google ha rilasciato Flutter, che quindi utilizza sempre tecnologia web, nello specifico usa Dart per andare a compilare nativo, e poi c'è Xamarin, Trigger, eccetera. Il problema è che cacchio sta succedendo? Perché tutte queste tecnologie? E soprattutto come scegliere, visto che è un problema ogni volta scegliere la tecnologia che più si confà a noi. Allora, diciamo che se abbiamo tempo, budget e soprattutto le skills, la soluzione è una, nativo. Non c'è dubbio su questo, nel senso se avete il budget, il tempo e le competenze andate di nativo, e su questo al momento non ci sono dubbi. Se abbiamo solamente le competenze, che di base budget non ce n'è mai, si può andare su soluzioni WebView e Cross. Allora, il problema delle soluzioni WebView, quindi quelle che vengono, chiamiamoli siti, applicativi, single page application all'interno di una WebView, in questo caso Cordova è quella che è più famosa, che ci fa da wrapper, quindi tra la parte della nostra applicazione web e la parte nativa, quindi possiamo accedere ovviamente alle funzionalità native, la fotocamera, il Bluetooth e quant'altro, tramite dei wrapper JavaScript che chiamo la parte nativa. Bello, tutto bello, problema principale le performance. Le performance hanno un grosso gap rispetto alla parte nativa. Sicuramente è diminuito dai tempi di jQuery Mobile con soluzioni quali AngularJS, ma non siamo ancora, diciamo, a poter fare una comparazione con la parte nativa. Ecco perché è nato React Native, che utilizza diciamo tecnologia quale React per fare la parte mobile, però io derivo dal mondo AngularJS, prima l'uno e successivi, e quindi ho detto come posso riutilizzare le competenze che ho per insomma andare a superare anche a questa problematica. Ed ho scoperto NativeScript. NativeScript, vabbè, si fanno app iOS, Android, anche Windows Phone in realtà, attraverso linguaggi web che possono essere Angular, plain JavaScript se volete, e da un mese a questa parte hanno rilasciato anche supporto a Vue. Quindi adesso veramente potete sviluppare come volete con NativeScript. Come funziona? Di base abbiamo, questo è lo stack di NativeScript, abbiamo il nostro codice applicativo, che è il blocco arancione, l'application framework, quindi diciamo la tecnologia sulla quale stiamo sviluppando, che può essere plain JavaScript, TypeScript, Angular, Vue,
tutta la parte dei core modules di NativeScript che permettono di fare la parte di interfacce, layout e quant'altro, una parte dei plugins, per chi conosce Cordova è abbastanza simile, e poi c'è la parte più interessante che è la parte di runtime, cioè il nostro codice JavaScript gira all'interno di una JavaScript Virtual Machine, all'interno del runtime, nello specifico JavaScript Core per iOS e V8 per Android, e che ci fa anche da ponte con la parte nativa. Nello specifico, NativeScript usa JavaScript appunto per la parte applicativa, i layout vengono realizzati in XML, so che fa un po' venire i brividi, ma vengono fatti in XML, e la parte di definizione degli stili con un subset di CSS, quindi non abbiamo tutto il set di CSS, ma un subset per fare una parte, diciamo, per fare la parte dello stile. Quando si dice che NativeScript è davvero native, è davvero native, perché questo è JavaScript, ma stiamo andando a istanziare un oggetto time in Java, o quello sotto, per chi conosce un po' di Objective-C, è la classe per gestire lo UI Alert View. Quindi la domanda è come fa, la mia faccia era questa. Magic! Allora, come funziona? Semplicemente, NativeScript genera una serie di metadati, quindi fa un'analisi del nostro codice applicativo, fa una serie di reflection sulla parte dell'SDK Android piuttosto che Objective-C e ci va a fare, diciamo, da ponte proprio, ci va a iniettare all'interno del nostro motore JavaScript la classe Android, diciamo un oggetto Android sulla quale abbiamo tutti i metodi che abbiamo usato in quello specifico applicativo e la classe, diciamo, e tutte le classi per l'interfaccia Objective-C iOS. Allora, io sono sempre stato uno che per poter imparare un minimo di tecnologia metto un po' le mani in pasta, sono un nerd di base, quindi amo i Pokémon. Vi farò vedere quello che realizzeremo in un secondo. Quello che andremo a fare è questa robetta qui. Adesso, ovviamente la live demo, effetto demo, vediamo se funziona. Avremo un layout con una action bar e una lista di Pokémon. Tieni un secondo, ok. Quanti di voi hanno già usato React Native? C'è qualcuno di voi? Ok, un pochino. Ovviamente la domanda sarà sempre la performance rispetto a React Native. Allora, i benchmark dicono che a livello di startup è più veloce React Native, ma una volta che l'applicativo è stato, che l'applicazione è stata lanciata, a livello di rendering delle varie viste è molto più veloce NativeScript. Adesso scusate, ma se la può fare. Ok, questo è quello che andrò a farvi vedere oggi, quindi vabbè, la splash e le icone le potrete sempre personalizzare secondo il cliente. Adesso un attimo se la connessione supporta. Ok, malissimamente, e poi un native UI dialog, se funziona la connessione. Mi sa ovviamente di no. Allora, arriviamo a questo punto qua. Quindi, primo passo ovviamente installare NativeScript, quindi faccio un npm install, ci vedete là in fondo? Ok? E ovviamente all'interno della CLI testo con tns-version. La creazione del progetto, quindi create project, nome del progetto, se voglio il supporto ad Angular uso --ng, il supporto a Vue è --vue, altrimenti lui usa plain JavaScript, e l'API che sarà all'interno degli store. Possiamo aggiungere le varie piattaforme tramite TNS, Platform, Hub, iOS, Android. E adesso andiamo a fare un po' di quello che abbiamo fatto. Allora, prima cosa è ovviamente ho importato il modulo per fare le chiamate HTTP e l'ho importato all'interno dell'app module. Ho definito nel componente app, adesso ovviamente non è che si fa un applicativo all'interno di un unico componente da pazzi, ma era giusto per farvi vedere un esempio. Questa definizione del mio componente di Angular. Avrò un metodo avrò il costruttore ng-onInit, il pop-up show information, che è un pop-up che verrà fuori quando premeremo all'interno del singolo Pokémon, mi darà delle informazioni, e il dialog ci farà vedere tutta la parte, diciamo, un dialog nativo.
Quindi la chiamata banalissimamente faccio una HTTP GET verso poche API, è un servizio che ci fornisce le API su Google, in questo caso sui Pokémon. Faccio un map e un subscribe quando arrivano i risultati e lo butto all'interno di un array che ho chiamato Pokémon. La definizione del layout. Come vi dicevo, il layout viene definito con XML. In questo caso abbiamo l'action bar, è il classico. È il titolo principale dell'header della nostra applicativa, e poi abbiamo un layout verticale, quindi lo definiamo come stack layout. All'interno del nostro stack layout abbiamo un layout a griglia dove possiamo definire sia le righe che le colonne, e auto e l'asterisco servono per definire le dimensioni. Allora, auto vuol dire che prende tutto lo spazio che ha, di cui ha bisogno la riga per mostrare il contenuto. La versione della colonna, dove abbiamo numero del Pokémon, il nome e diciamo l'immagine, abbiamo auto prende lo spazio di cui ha bisogno il numero e l'immagine. L'asterisco prende tutto lo spazio restante, quindi diciamo che va ad adattarsi in automatico in base allo spazio di cui ha bisogno. Come vedete poi sulle slide sotto ci sono tutti quanti i link alla documentazione, è scritta veramente bene perché prima si parlava appunto di documentazione, quella di Native penso una delle più scritte meglio. Poi all'interno della nostra griglia, quindi abbiamo il nostro stack layout con una list view, quindi una lista dove abbiamo un ng template che verrà ripetuto per ogni Pokémon, dove definisco due variabili monster e index. L'elemento grid layout che verrà ripetuto per ogni Pokémon è, come vi avevo fatto vedere prima, una riga con all'interno una label all'indice 00 con la classe Pokémon Number, l'indice e vabbè, un margine destro. La stessa cosa per la parte del nome, invece per l'immagine ho usato un elemento image all'indice 02 con diciamo, il link al numero dell'immagine. In questo caso abbiamo usato delle immagini locali perché il servizio di API ci mette un po' a tirare giù tutte le immagini. Un po' di CSS giusto per fare l'animazione che gira il nostro Pokémon quando entra. E adesso abbiamo aggiunto un event listener sul singolo elemento della lista, dove ho un chiamo la funzione showInformation con l'indice, e faccio una chiamata in get per farmi restituire diciamo, tutti i dati relativi al singolo, allo specifico Pokémon. Passo il risultato allo show dialog che mi mostrerà, come vi dicevo, il dialog nativo. Di default, NativeScript arriva con tutta la parte di componenti nativi, cioè diciamo nativi iOS e Android, già caricati all'interno dei nostri node modules. Quindi in realtà basterà importare semplicemente l'oggetto Dialogs da UI Dialogs e lo potremo usare immediatamente, non c'è da importare tramite plugin in questo caso. Questo qua è un alert dove mostro un titolo, un messaggio e il testo del bottone, ovviamente ce ne sono tantissimi altri componenti che potrete usare, se la documentazione c'è sempre, c'è un po' di tutto. Come vi dicevo, però, c'è anche tutta una parte di plugin esterne che si possono utilizzare. In questo caso aggiungeremo Couchbase giusto per avere un attimo di bilocale. Essendo che lavoriamo in TypeScript, in questo caso dovremo aggiungere diciamo, il nostro file delle referenze relativo a Couchbase. E quindi adesso andiamo a implementarlo. Quindi lo installo con TNS plugin add nome del plugin. Poi in fondo alle slide ci sarà diciamo, il link con il repository di tutti i plugin di NativeScript. Una cosa molto bella di NativeScript, che ha fatto anche Ionic dopo un po', è stata quella di avere un repository ufficiale dei plugin, nel senso di tutti quanti i plugin ovviamente certificati. Sono circa 1200 plugin, fanno un po' di tutto, quindi mappe di Google, date picker, veramente varie cose. Quindi una volta che ho aggiunto il file nelle referenze, lo posso andare in. Questo è un esempio, per esempio, della fotocamera. Ho importato il plugin della fotocamera e specifico le opzioni dell'immagine che voglio andare a prendere, quindi 300x300, mantenendo la ratio e salvandolo nella gallery. Questa è una promise che mi prende la foto con le opzioni passate. Una volta preso l'asset,
vabbè, vado a loggare un po' di informazioni, quindi mi viene la dimensione, la razza, eccetera, e poi ci posso fare quello che voglio. Quindi lo posso mostrare, lo posso inviare a un server, eccetera. Quindi diciamo molto semplici, non stiamo parlando di cose super complesse. Couchbase, importiamo Couchbase all'interno di un. Ho fatto un provider, in questo caso che ho chiamato Database, dove importo Couchbase e vado a istanziare un nuovo database che chiamo DB. All'interno del nostro app component lo metto nella lista dei provider e lo istanzio all'interno del costruttore. Qui all'interno del costruttore poi creo una vista che chiamo Pokémon, quindi preso il database faccio una vista che chiamo Pokémon, le viste purtroppo hanno sempre bisogno di un indice per la seconda documentazione di Couchbase e vado a fare un minimo di caching, quindi vado a vedere se esistono le righe dei Pokémon all'interno del mio database attuale. Se non esistono, faccio la chiamata all'API e poi salvo all'interno con un create document, attraverso l'API sempre di Couchbase, salvo la lista dei Pokémon prelevati, oppure vado a direttamente prendere la lista e la butto dentro l'array. Quindi prendo direttamente i dati e li carico nell'array. Altra cosa, come vi facevo vedere prima, è possibile accedere a tutta la parte nativa, quindi proprio abbiamo al di là, NativeScript è stato molto intelligente in questa cosa, nel senso che non ha fatto solamente un controller, cioè un oggetto per ogni elemento dell'interfaccia nativa, ma ha fatto anche dei wrapper globali, nel senso che per esempio il dialog va bene sia per il dialog di iOS che per il dialog di Android. Ma se vogliamo avere un controllo molto più specifico, come vi dicevo, abbiamo tutta quanta la parte di accesso agli oggetti veri e propri nativi. Nel caso lo UI Navigation Controller, la Navigation Bar, una cosa per esempio interessante è se dobbiamo andare a fare uno stile ad hoc per iOS o Android, possiamo andarlo a definire attraverso un controllo dove io ho la pagina, se sono su iOS posso andare a specificare uno stile differente per quello specifico componente. Su Ionic Framework funziona che si fa tutto via CSS. Ok. Un po' di comandi utili che possono tornarvi utili, allora prepare, che serve per andare a preparare, quindi copia tutta quanta la parte dell'applicativo all'interno della cartella della platform decisa, la build, che è il comando che si userà di più. È quello che ci permette di andare a fare proprio la fase di building iOS Android. Deploy ci lancia l'applicazione sul device già connesso o meno. Vabbè, emulator fa la stessa cosa ma con l'emulatore se è presente all'interno del sistema operativo. E la run fa la stessa cosa del deploy, solamente ci fa anche tutta la fase di live reload. È la cosa più comoda che si usa, nel senso che modifichiamo il codice direttamente sul dispositivo, vediamo come verrà. Come verrà veramente fuori l'applicativo. Un po' di reference, quindi ok, come vi dicevo, la documentazione su NativeScript che è fatta veramente bene, plugins.nativescript.org con il repository, diciamo, certificato da Telerik di tutta la parte di plugin. C'è un articolo molto interessante che si chiama How NativeScript Works. E Max Lynch, che è uno dei creatori di Ionic, che seguo spesso, aveva fatto invece una parte di comparazione tra la parte WebView e la parte React Native, e c'è un link alla presentazione che ha fatto alla PG Day ad Amsterdam, mi sembra che sia stata, alla FunGap Day. Detto questo, se avete domande, sono qua.